E l'idea mia nasce da una constatazione che più si diffonde il mobile, più la conoscenza in rete, quindi diffusione di strutture di cloud computing, più le persone possono lavorare in movimento. Io ad esempio mi definisco un nomad worker, nel senso che a me non serve un luogo fisico, mi basta connettività, avere conoscenze in rete, avere piattaforme e io posso lavorare in qualunque luogo. Quindi il tema è quello della estensione delle reti di co-working, cioè luoghi dove persone che hanno esperienze lavorative anche diverse si incontrano per lavorare insieme, quindi è il lavoro fra professionisti che provengono da esperienze diverse, da luoghi di lavoro diversi, che condividono il lavoro. Lo slogan potrebbe essere non più collaborare e lavorare, ma collaborare, cioè il lavoro collaborativo, l'estensione dell'idea del lavoro collaborativo. E d'altro canto su questo abbiamo cominciato come parco scientifico a ragionare attorno al tema degli edifici intelligenti. Il nostro edificio si chiama Pandora, non è il vaso di Pandora, naturalmente è Pandora tratto dal pianeta Avatar, quindi un organismo vivente, intelligente, dove persone e cose dialogano fra di loro. Ormai siamo alle battute finali delle parti progettuali e diciamo, se ci riusciamo, potremo essere il primo esempio, il primo prototipo di un edificio intelligente in Italia. Diciamo che in modo erroneo le aree rurali del nostro paese sono considerate come arretrate e quindi aree dove non vale la pena investire dal punto di vista della tecnologia, quindi aree senza infrastrutturazione, aree dove i rapporti dovrebbero essere considerati come rurali, rapporti ottocenteschi. In realtà invece il mondo rurale potrebbe essere un luogo straordinario di innovazione, perché i modi di coltivare, i modi di produrre, i modi di vivere possono essere diciamo così esportati e costituire una ricchezza per il nostro paese. Allora la cablatura delle aree rurali è una cosa importante, la possibilità di poter mettere in rete le aree rurali è estremamente importante, anche perché, attenzione, grande parte delle attività di protezione civile spesso avvengono in quei territori se sono stati abbandonati, e pensare alle funzioni di protezione civile oggi non si può prescindere dalla rete. Naturalmente non si può delegare questa attività ai gestori di telecomunicazioni, questi sono i tipici luoghi dove è l'intervento dello Stato ciò che fa la differenza, cioè lo Stato deve decidere che quel territorio è ricchezza. In altra epoca avrebbero portato la ferrovia, oggi devono portare la banda larga.